Pasquale Esposito, la Casertana ha trovato il primo successo stagionale domenica, adesso vi state preparando per una trasferta delicata di Civitavecchia. Sì, finalmente domenica siamo riusciti a portare l'intera posta in palio a casa, la cosa più importante erano proprio i 3 punti, era l'obiettivo per cui avevamo lavorato tutta la settimana e ci siamo riusciti. E domenica avremo un'altra trasferta molto dura da affrontare, da qui alla fine saranno tutte trasferte molto difficili, considerando anche che le partite in casa sicuramente non saranno facili da affrontare. Noi settimana per settimana prepareremo partita per partita per portare a casa il maggior numero di punti possibile. Vi siete sbloccati in casa, adesso serve un colpo da 3 punti fuori, affronterete una squadra che fino a qualche settimana fa era in disarma, adesso si è riorganizzata anche a livello societario, quindi vi attende una battaglia. Ma sicuramente, ma sia le partite in casa che la trasferta di Sora hanno dimostrato che contro la Casertana sono tutte battaglie. Ci siamo sbloccati più che altro semplicemente da un punto di vista forse leggermente psicologico, comunque dal punto di vista dei 3 punti, perché a livello di gioco espresso fino alla partita di domenica penso non ci si possa dire assolutamente nulla, sono state tutte prestazioni di un certo livello, purtroppo c'erano mancati 3 punti e siamo stati più bravi rispetto alle altre partite, ma a stare un attimino più attenti anche nel gestire determinate situazioni. Domenica è andato bene ed è stato importante comunque sbloccare la partita con un Eurogol di Esposito. Speriamo che sia che ci dia una mano, ecco, anche per le prossime partite. In settimana è arrivato a Starita, aumenta la concorrenza in difesa, ma può essere solo uno sprono per voi. Senza ombra di dubbio, quando una squadra deve lottare per qualche obiettivo importante, è importante che arrivino giocatori di un certo livello. Astarita è un giocatore di categoria, un giocatore che conosciamo bene e che ci darà sicuramente una grossa mano. Ci sarà grossa comunque collaborazione tra tutti quanti noi all'interno dello spogliatoio, perché sappiamo che l'obiettivo unico è quello di tutta la squadra e che ognuno di noi da solo non può assolutamente perseguire alcun tipo di obiettivo. Quindi da parte nostra lo abbiamo accolto alla grande e cercheremo tutti quanti insieme di perseguire il nostro obiettivo.